Ragazzi, buongiorno Zoom Zoom, benvenuti in questo nuovo vlog o buonasera se preferite. Allora, sono le 9:30 di questo lunedì 8 aprile. Si comincia una nuova settimana, preferie. Sapete che lavoro fino a sabato, sabato e poi ho una piccola pausa di 8 giorni. Quindi, con questo spirito ottimistico, affrontiamo la settimana. Io ho le chiusure, raga. Oggi per fortuna entro dopo al lavoro, entro all'1:30, quindi esco anche più tardi ovviamente da casa, quindi con calma faccio le mie cosine, sono le 9:30 come vi dicevo, il bel tempo continua raga, dopo il caldo dei giorni scorsi rimane bello però un paio di gradi in meno, quindi si starà super bene. Sì, affrontiamo questa nuova settimana, dicevo, domani mi capita il libero, questa settimana mi capita di martedì libero, quindi subito domani. Non ho nulla da fare, zero. A parte forse una lavatrice, anzi no, forse sicuramente una lavatrice, robe così, ma non devo uscire. Anche se mi è arrivato il buono del supermercato e volevo fare un po' di scorta, sapete, quando mi arriva il buono del supermercato compro la roba più costosa, insomma, una bottiglia d'olio d'oliva sempre. Poi adesso che ho le cialde, prima mi compravo il chilo di caffè, adesso che ho le cialde mi faccio una scorta di cialde. Anzi, se da me ci sono molte varie tipi di cialde, quindi magari approfitto per comprarne un paio. Non quelle dell'Aldi, ovviamente, proverò le altre, approfitto di questo buono. Comprerò quelle Dallmayr, poi cos'è che c'era? Starbucks mi sembra o qualcos'altro, insomma, mi farò un po' di scorta, tipo 4-5. Se ci pensate, una costa 3, no, 4 euro, mi sa. Sono già 20 euro se compro 4 pacchettini, più l'olio 8-9 euro, è già finito il buono, raga. Quindi vediamo se riesco a comprarlo oggi. O se no, devo uscire domani. Dicevo, forse è l'unica cosa, andare e venire un attimo a comprare. Vediamo, non progetto nulla. E poi avrò sì questi 4 giorni da mercoledì a sabato, 4 giorni continui con entrata alle 12, quindi sarà un po', no, faticoso, un po' lunga, ecco. Mi 4 giorni di lavoro, Paolino. Mi do troppo bene adesso. Allora, dai. Sì, bene, adesso io vado. Volevo chiamare mia mamma, ma credo sia al supermercato perché guardato il suo ultimo accesso era un'ora fa e non è da lei. Vuol dire che è al supermercato, è un segno che non ha visto il telefono per questa ultima ora. Bene, qui ogni tanto sbucano ragnatele. Ieri ho trovato un ragnetto insomma, abbastanza grossino, però subito ho cercato di buttarlo fuori casa senza ucciderlo. Eh sì. Bene. Volevo dirvi, raga, che ho provato. Paolo, devi smettere di camminare quando fai vlog perché viene mal di testa a tutti. Aspettate che mi fermo. Avete ragione, ma è più forte di me, ve lo prometto sempre. Allora, raga, ieri, grazie alla ricettina di Vanessa che mi ha aiutato ieri, ho fatto il pane. Ho fatto il pane. Se riesco, ma non riuscirò mai, non mi ricorderò mai, vi metto subito qui una fotina. Aspettate che mi sposto così. No, mi sposto così. Qua vi metto una fotina del pane. Speriamo che sono riuscito a metterla. Se mi ricordo, se no, pazienza. Insomma, ho fatto il pane, 4 panozzi con la mia farina semi integrale, con lievito. L'ho fatto lievitare un paio d'ore. Insomma, top, buonissimo, buonissimo. Nel mio nuovo fornetto. Non ho girato nulla ieri, perché ho preso una pausa dal telefono, insomma. Però la rifarò prossimamente, anche perché era la prima, avevo paura di chissà che cosa combinassi. E quindi comunque grazie a Vanessa che mi ha seguito abbiamo fatto questo pane che è molto buono, ce lo siamo mangiato ieri sera. Poi vi ho detto altre ricettine le faremo insieme col libro di Benedetta e non solo. E niente, per adesso vi lascio, ci sentiamo tra pochissimo e continuiamo questo vlog del martedì sera e della nuova settimana. Ragazze! Allora, sono le 10:17. Io ho fatto già, ho preparato lo zaino. La roba da vestirmi per andare a lavoro. Ancora, ho fatto un'insalata col tonno da portare a lavoro perché fine settimana, ragazzi, ci si è dato da fare col cibo e stiamo attenti questa settimana. Robe sanissime, un pasto al giorno. Bene. E non so se vi ricordate che in un vlog o lo scorso o 2 vlog fa,
gli ho detto che c'era l'acqua tiepida, non veniva bollente bollente, stranissimo perché neanche dicevo a gennaio usciva l'acqua ghiacciata dalla doccia, ad esempio dal lavandino. E il nostro responsabile del condominio ci ha avvisato nel gruppo che stanno venendo fra mezz'ora a controllare la caldaia per vedere se è tutto a posto, cioè non è tutto a posto per risolvere il problema. In effetti, anche adesso è tiepida, raga. Ieri ho fatto la doccia, ma sì, era tiepida, oggi un pochino più fredda in realtà. Cioè, ho tenuto il lavandino aperto, adesso vedrò in doccia perché mi devo fare la doccia assolutamente prima di andare a lavoro, perché se no non so come fare, mi laverò a pezzi, ma non so neanche se loro arrivano e chiudono l'acqua. Arrivano fra un 15-20 minuti, quindi io fino a mezzogiorno ho tempo, però vediamo un po'. Se no vado subito in doccia, ma ho paura che suonano e poi nessuno li può aprire, perché sono solo io, da quel che ho capito, stamattina in casa per aprire il portone giù. Quindi vi aggiornerò su questo, spero che faranno una cosa veloce. Altro da dire? No. Adesso sì, adesso no, adesso sì. Lunedì è sempre tremendo, raga. Meno male che è un pochino più corto e poi subito libero domani. Va bene. Ci sentiamo dopo. Il tempo è bellissimo. Allora, sono soddisfazioni, raga. Mi sono lavato tutti i piatti a fatica, con coraggio, come se dovessi affrontare la giungla. Ho lavato i piatti, raga. Ecco qua. Questo dà sempre soddisfazioni, eh. Cioè, il fatto che sia pulito e questo funziona. Una di voi mi ha scritto: ma non è che ti sei perso il vassoio che per tenere le gocce? Qua c'è l'etichetta, aspettate se riesco a toglierla, vediamo cosa c'è scritto. Non mi ricordo chi me l'ha scritto, una ragazza comunque. Adesso tolgo l'etichetta così vediamo un po'. No, non so. Vedete qua? Oh. Sì, vedete qua, scusate, ecco, vedete qua? Che non credo, erano impilati l'uno all'altro, non penso. Aspettate che mi giro. Non penso, raga, che c'era il sotto. Io quando riandrò ad Action darò un'occhiata, ma non credo. E per quello ho dovuto fare questa soluzione. Mi avete anche scritto: quello è solo una cosa provvisoria, Paolo. Vanno appoggiati, poi asciugati e riposti. No, io li lascio lì, si asciugano da solo, da soli, e poi li ripongo. Si asciugano da solo, ragazzi. Sgocciola piatti serve a questo. A meno che voi non mettete, perché in Italia c'è il mobiletto dove si sgocciolano i piatti. Ce l'avevo anche mia mamma. Qua no. Non so, voi li mettete lì, li asciugate subito. Non so, mi sta chiamando mia mamma. Un mistero. Comunque, no, non c'era il fondo. Vado, vado, mamma. Ciao. Ok, mi aveva interrotto la videochiamata di mamma perché l'avevo chiamata io, ma aveva fatto. Era a fare la spesa, quindi poi mi ha richiamato. Insomma, allora ho spostato la foto mia, l'ho messa. Mi avete detto che ovviamente sembrava davvero un santino sul tavolino con i fiori, la candela. Cara Laura mi ha scritto che, scusate, ma sto guardando perché adesso vi racconto del coso, del tecnico. La cara Laura mi aveva scritto: è meglio che. Non è una bella immagine, insomma. Quindi l'ho messa qua. Non ci sono né fiori né candele, ci sono le cialde del caffè. Ok, e questi sono bellissimi ancora, raga. Mamma mia. Sono sempre più belli. Allora, mi giro, vediamo se riesco perché qua è tutto un work in progress. Allora, spero che non mi vediate al contrario perché faccio sempre questo errore, anzi, preferisco staccare e riprendere perché ho paura che. Bene, così sono sicuro che non sbaglio. Allora, il tecnico della caldaia è andato via, l'acqua è ancora fredda, quindi ho andato a prendere qualcosa o a comprare dei pezzi, insomma, magari il problema è più grosso, non lo so. Quindi devo lavarmi a pezzi perché sono le 11 e un quarto e devo uscire. Mi do una pulita alle parti più importanti, insomma. E mi do una lavata così, per oggi va così. Massimo, se c'è l'acqua calda, stasera faccio una bella doccia e spero, anzi, perché se no non se può, non se può. Detto questo, il cielo è un po' più pallido oggi, però ha messo sempre 26 gradi, quindi farà caldo comunque. Io devo solo lavarmi e aspettare mezzogiorno di uscire. In realtà, entrando all'1:30 al lavoro, l'1:30 potrei. Se c'era un pullman delle 12:30 o 12:40, ma non c'è.
Quindi mi tocco uscire al mezzogiorno, se no stavo un po' più a casa. Quindi per quello dicevo che magari potevo fare questi acquisti oggi, perché al lavoro arrivo molto presto. Oddio, presto presto no, ci arrivo all'1 meno 20? Eh sì, quasi un'ora. Quindi potrei fare questi acquistini, così domani non devo fare questa scarpinata. Vediamo, vi aggiorno, lo sapete che vi aggiorno. Comunque io sulla carta ho 36 euro più o meno adesso da spendere. Come vi ho detto prima, tra cialde, olio d'oliva e qualcos'altro finiscono presto, 36 euro insomma. Però sì, mi concentrerò su caffè e olio. Va bene, vi do un bacio. Ci sentiamo dopo, non so adesso quando. Se fra pochi minuti o stasera o fuori, vediamo. Prontissimo, raga, mi sono lavato come i criceti, ma va bene così, mi sono dato una rinfrescata, pazienza, speriamo che risolvano oggi. Sono le 11:40, quindi ho ancora 20 minuti, sono prontissimo. Sono messo i pantaloni neri e la magliettina, come vedete. Porterò giubbotto per sicurezza, anche se non dovrebbe servire. Potrei portarmi la felpina con la cerniera, però preferisco prendere il giubbotto e così. Per stasera magari fa fresco per uscire, non credo, però va bene così. A questo punto ci sentiamo stasera, raga, sì. Andiamo, non ho voglia. Dai, lunedì passa veloce. A dopo. Eccomi uscito, raga. Sentite una campana? Anche io la sento. Che bello, sono uscito in maglietta. Ho il giubbotto appresso, come vi dicevo, per sicurezza per stasera, ma non so se alle 8 farà così freddo, vediamo. Che serenità. Ho portato anche la busta. Un bustone, così se faccio spesa ce l'ho già dietro nello zaino. Vediamo, adesso lo deciderò al momento. Vedo quando arrivo, so veramente un'ora che faccio. Andrò a bermi sicuramente un caffè, ma non è che posso stare un'ora lì seduto. Vediamo un po'. È strano entrare all'1:30, non sono mai entrato così tardi, mi sa. All'una sì, qualche volta. All'1:30 mai. Bene, dai. Ci sentiamo stasera, raga. Eccomi, raga, sono le 20:40. Si torna a casa, sono appena sceso dal pullman, oggi l'ho preso al volo, raga, perché abbiamo timbrato alle 20:15. Io sono uscito alle ero fuori alle 20:20, siccome il pullman aveva 2 minuti di ritardo. L'ho beccato al volo ma correndo, infatti ho fatto una sudata e spero tanto che ci sia l'acqua calda. Adesso poi vi farò sapere. Intanto poso lo zaino, poso la roba, ho fatto un po' di spesa con il bonus del supermercato, vi farò vedere cosa ho comprato. Prima vi butto in doccia, acqua calda o acqua fredda non importa, perché oggi ho ritirato anche il pesce, quindi ho anche un certo odorino, poi la sudata per prendere il pullman. Insomma, mi butto in doccia a qualunque temperatura ci sia, raga, e dopo mi siedo sul tavolo e vi faccio vedere quello che ho comprato. Facciamo un piccolo svuota spesa gratuito, tra virgolette, perché comunque sono soldi letteralmente sudati. Si sta benissimo, sono in t-shirt ancora, raga, saranno 19 gradi. Bene, bene. Quindi arrivo a casa e faccio la doccia, sperando che sia almeno tiepida, e ci sentiamo per il mini svuota spesa. E poi sarò tranquillo perché domani sono libero. Eh sì, già libero, strano, dopo lunedì subito, però questo è. Ah, scusate, ma notate il cielo ancora chiaro alle 20:45 ormai? Eh sì, sempre più lunghe le giornate. Non potete capire, cioè non potete sentire il profumo che c'è dei fiori delle piante. Mamma mia. Passare in questa strada è incredibile, a parte che questo giardino, guardate le luci che ha, fantastico, è tutto illuminato.
Bravo. Ok. Ecco qua, 200 metri sono arrivato. Ah, tra poco. Che belle luci. Ma ciao! Allora, eccomi qua, raga. Finalmente ho fatto una doccia super rigenerante. Come sto bene. Stamattina ho scoperto che non l'ho fatta e poi, come ho detto, la sudata che ho fatto uscendo. E poi ho ritirato il pesce oggi, quindi potete immaginare l'odore. Sono contentissimo. Che cosa c'ho qui? Il mio caffè Uzzo. Però sto testando in diretta con voi delle nuove cialde di un'altra marca. Sapete che per la mia macchinetta tantissime marche fanno questo caffè compatibile. Faccio l'esperto di caffè. Questa è una marca, questa che sto bevendo, poi la vedrete, famosissima, di alta qualità, anche il prezzo vedrete un po' più alto. Questa è la cialda del caffè lungo. Sto un po' confrontandola con quella di Aldi. Buono. Buono, si sente la qualità, ma devo dire che le capsule. No, sì, le capsule, perché sbaglio sempre con cialde, che sono quelle in carta. Oddio, che gesto sto facendo? Sembra la Merkel che faceva sempre così, ma non è una cosa brutta, eh. Allora, cosa stavo dicendo? Ah, le cialde sono quelle rotonde in carta. Le capsule, quelle di Aldi, che costano pochissimo, adesso vi dirò confronto i prezzi, sono buonissime. Penso che continuerò a prendere quelle. Queste, visto che non pagavo, le ho volute testare, però la qualità si sente. Questa è la capsula caffè lungo, ho preso anche espresso forte. Beh, buono. Niente da dire. Mamma mia. Buonissimo, raga. Bene. Adesso però posso farvi vedere. È una piccola spesa anche perché mi hanno caricato 35 euro. Io avevo ancora 2 euro più o meno. Quindi questa spesa è di 37 euro. Sì. 37 euro quando il supermercato ogni tanto mi carica la scheda, compro robe più care, come le dico io, tipo caffè e olio d'oliva. Per l'olio d'oliva c'è un discorso da fare a parte, adesso ci arriviamo. Allora, comincio subito. Parto anche qui con l'ordine come dire, dello scontrino senza far casino. Una bustona di insalata da 3 euro, però sono 400 grammi ed è. Questa forse è una delle insalate in busta più buone che io ho mai mangiato e la trovo solo al Kaufland. Aspettate che farà un po' di casino. Era tutta ancora fredda, era conservata in frigo da me nella cella al lavoro. Perché questa qui, 400 grammi, mista, 3 euro, però raga, questa è una delle insalate più buone che io abbia mai mangiato, ma se voi mi seguivate nell'altro canale, spesso facevo la spesa Kaufland, la prendevo sempre. Ok, quindi bustone di insalata per i prossimi, direi, 3 giorni, assolutamente, e 2,99 euro. Pomodori, mezzo chilo, 1,29 euro, io prendo sempre questi che non hanno le foglie, il ciuffettino, le prendo anche ad Aldi, questo è anche a netto. Semplici pomodori, qui li chiamano pomodori Roma, mezzo chilo 1,29 euro. Sono buonissimi, sono croccanti, sono molto gustosi. Poi eccolo lì l'olio d'oliva. In tutti i supermercati c'è l'olio base, olio misto europeo, come vogliamo dire, che costa 750 ml, adesso 8,99 euro. Ok, era in offerta al Kaufland 7,99, ma non c'era. E so dalle colleghe che non arrivava più, perché poi si cambiano le offerte e non c'è più. Quindi cosa mi è toccato prendere? Un olio italiano, che sono contento, però 9 euro, 8,99 mezzo litro, Filippo Berio. Se voi lo conoscete, fatemi sapere. C'era anche il Bertolli da mezzo litro, ma costava 10. C'era un olio italiano che non ricordo la marca, da 1 litro a 18 euro, raga, 18, sicuramente sarà stato buonissimo perché era anche 1 litro, ma sapete che fine fa quell'olio? Alla scadenza lo mettono al 50% e finirà, perché 18 euro non lo compra nessuno. Questo me lo tengo gelosamente, 9 euro mezzo litro,
Quello che c'è ad esempio a Netto, ad Aldi, alla Lidl, è un olio base, olio d'oliva, e un po' per tutti tengono quel prezzo lì. È aumentato da 5, da 4,99 di un paio d'anni fa, costa adesso 8,99. Come questo che però è mezzo litro e quello è 7,50. Vabbè, comunque è buono. Diciamo così che l'ho preso gratis, se vogliamo dire così. Poi, 1,69 euro, che cos'è questo? Pensate cosa c'è scritto: KLC Cond It Bian. Penso sia questo. La panna da cucina. No, non costa così tanto. Allora la rimandiamo a dopo. Passiamo alle fette biscottate. Sì, raga, le ho riprese perché al Kaufland ci sono quelle integrali senza zucchero. Quindi le ho riprese perché i Vasa comunque hanno un prezzo altino e comunque queste integrali le prendo solo qui al Kaufland. 1,69, ne ho prese due pacchi e sono queste. Sono buonissime. C'è scritto senza uova e senza prodotti derivanti dal latte, quindi sono vegane e negli ingredienti non c'è lo zucchero. Quindi sono queste, una e due. Così torno per un po' alle fette biscottate, quelle qua. No, ma non sono quelle integrali? Oddio, raga. Mi sono sbagliato, forse erano a fianco. Erano messe vicine. Vabbè, dai, tanto ne mangio due alla mattina, poi sono ingredienti buoni questi. Non fa niente, raga, dai, ne fa pazienza. Quante le ho mangiate? Epic fail. Ci sono rimasto un po' male. Poi una marmellata da 2,89, che questa di solito costa di più, era in offerta, è molto buona, della Zueg. Questa qua. Questa c'è un poco di zucchero, ma va bene. Sempre il velo della mattina, raga. Ho preso anche questa di scorta. Di solito costa 3,40, mi sembra. Ok, poi abbiamo, ah, 75 centesimi la crema per cucinare, questa light. Eccola qua. Questa qua. La panna, insomma. Poi un barattolo di olive nere che non trovo da Aldi, quindi me mancavano 1,19 euro, queste qua. Da tantissimo che non le compro perché sempre vado all'Aldi, quindi non ci sono mai. Poi andiamo avanti. Intanto il caffè ve lo faccio vedere alla fine. Ho preso il latte d'avena. Raga, io da mia mamma, quando ho fatto colazione da lei, ho provato dopo tantissimo tempo il latte di mucca. È come quando uno smette di fumare e poi fuma. Non so, ritorno a fumare una sigaretta. Mamma mia, quanto è buono, raga. Era poi gelato. L'avevo messo prima nel caffè latte. Sapete, io bevo il caffè lungo, metto il latte. E quindi lì non è che sentivo tanta la differenza. Un po' sì. Poi dopo ho finito la tazza, mi sono riempito. Ma avevo sete, ho detto, mi metto un po' di latte così. Era bello ghiacciato dal frigo. Io adoro il latte freddo. Raga, che buono. Però io quando lo bevevo tutte le mattine mi dava mal di stomaco, per quello sono passato a questo, al latte d'avena. Io oggi volevo ricomprare il latte di normale, però ho detto no, dai Paolino, resisti. Continua ancora con l'avena, poi magari un giorno proverai un litro, proverai tipo una settimana, qualche giorno e vedrai se ti torna mal di stomaco. Perché raga, il latte è buono. Vabbè, comunque. Anche qui c'era l'offerta a 76 centesimi del latte d'avena. Non ce n'era più, esaurito. Quindi ne ho presi in alternativa altri due. Allora, uno mi è costato. Aspettate che. Ah, qui scusate, nell'altro scontrino. Sono due scontrini. Ah, 76 centesimi ce l'ho fatta a prenderne uno. Quello del Kaufland, che è buonissimo. 76 centesimi mi era l'ultimo, peccato. Invece ho preso questo che non era scontato, ma è comunque un ottimo prezzo, 1,51, ma è bio. Quindi voglio vedere la differenza di. Qui c'è il primo ingrediente acqua all'11%, quello un po' più caro. E invece quello più economico è uguale.
Aspettate che sto leggendo per vedere se c'è differenza. No, sapete che sono uguali come ingredienti, quindi sia quello del Kaufland che questo che io non ho mai visto è bio, 1,51 questo, ma siccome non ce n'erano altri, c'era solo quello dell'Alpro, ma quello costa tantissimo, costa 1,89 euro. E insomma, ho preso due latti d'avena un po' diversi. Sono curioso di provare questo bio, quello del Kaufland lo conosco, è ottimo. Poi ho preso. Siccome l'avevo finito, ma da tantissimo tempo l'aceto, ho preso il vetro, condimento bianco. Che ridere, mi fa. Condimento bianco, neanche scritto aceto. Guardate, il condimento bianco. Sembrava una bottiglia di vino. In vetro mi piace tantissimo. L'aceto in plastica, raga, no. L'ho preso l'altra volta, ma meglio vetro. Voglio capire quanto l'ho pagato. Ah, eccolo, KLC Cond IT Bian. È 1,69 questo, condimento bianco, scritto in abbreviato. Bene, quindi il mio obiettivo cos'era? L'olio d'oliva, che è un po' è andato un po' male, però se è buono va bene, dai, va bene. Le fette biscottate che ho sbagliato, ma vanno bene lo stesso. L'altro obiettivo era il caffè. Prima compravo il pacco da chilo perché usavo quello macinato. Adesso sono passato di nuovo alle capsule, quindi ho provato, erano tre marche, raga. Io ne ho prese due marche. La terza marca era anche una catena di negozio di caffè, non quella famosissima, come si chiama? Dai, Paolino, la tua testa, non Starbucks, ma un'altra che qui in Germania è famosissima, si chiama Koffel, qualcosa del genere. Quello lì non l'ho preso perché era la più cara delle tre. Queste costano, sono 10 capsule dentro, raga, eh. Sono 10, non 16 come quelle dell'Aldi che costano 2,39. Quindi sono 10 e costano 2,99 e 2,79. Ok. Questa marca costano 2,99, sono la Dallmayr, quella che mi sono bevuto adesso, il caffè lungo, la tazza più lunga si chiama Crema Prodomo, mentre l'espresso forte che ho preso di questa marca che si chiama Mill costano 2,79, ok, e ce ne sono lo stesso 10. Questo è l'espresso Kräftig, quindi l'espresso intenso. Ok, da 40 ml. Proverò anche questo. Io questa marca la conosco assolutamente, è una delle migliori che c'è. Non so se c'è solo in Germania, ma è una delle migliori. Questa invece non la conosco, sono curioso. Costano di più dell'Aldi, perché vi ho detto 10 capsule. 3 euro praticamente, 16 capsule da Aldi che sono comunque buonissime, fa una crema pazzesca, il gusto è buono. 2,39 euro mi sembra, 2,69 euro, ma mi sembra 2,39 addirittura. Avevo fatto i conti a quanto mi costava un caffè. Quindi questo l'ho preso giusto perché avevo il buono. Poi continuerò a prendere Aldi, ogni tanto per curiosità prenderò altre cose. Vi volevo dire una cosa che mi ha aperto un mondo. Questa cosa che c'è scritto qua sopra nell'angolino rosso. Qua. Allora, questa è la marca del caffè, le cialde compatibili e della mia macchinetta. Qua c'è scritto compatibili con cibo e caffissimo. Aspettate. Caffissimo e cibo, che sono altre due macchinette, raga. La cibo, c'è proprio il negozio della cibo a parte, però viene venduta anche da. Le capsule vengono vendute da tutti. E caffissimo mi sembra che sia la macchina del caffè di Netto, Netto Lidl. E mi si apre un mondo perché se le capsule cibo che sono buonissime, tipo questa marca qua, è un caffè ottimo, qua ci sono i negozi solo della cibo, mi si apre un mondo perché adesso devo andare a controllare, vado subito, finisco la clip e vado in internet a guardare se queste due marche, cibo e cremissimo, ah, caffissimo o cremissimo, sono. Simili nomi, c'è anche la Cremissimo da qualche parte. Insomma, se la cibo è compatibile, posso anche puntare sulle capsule cibo che non costano tantissimo, ma sono di questo livello, raga.
Mi si è aperto un mondo, adesso vado a controllare. Io pensavo che soltanto caffè, questo qui, facesse le cialde compatibili per la macchinetta, ma vedremo. Comunque questo è buono, mi è rimasto un buonissimo gusto in bocca. 37 euro, raga, avete visto, ma ci sono 9 euro qua, 12 euro solo il caffè, e poi le altre cosine le ve le ho fatte vedere. Un po' di scorta, visto che potevo fare la spesa gratis. Dico sempre gratis con le virgolette, perché me li sono sudati questi soldi. È cominciata l'estate, raga, e mi si appannano gli occhiali. In casa c'è caldissimo. Ho aperto tutte le finestre, così gira l'aria. Benissimo. Meglio questo che il freddo, raga, eh. Meglio così, sono contentissimo, non mi sto lamentando. Vi mando un bacio, noi ci sentiamo domani mattina, martedì, continuiamo questo vlog. Oggi è lunedì sera, ovviamente. Domani sono libero. Quindi un bacio, a domani mattina con il sole. Domani va a essere una bella giornata, mi sa ancora. Penso di sì. Ciao. Buongiorno ragazzi, sono le 9 di qualche minuto. Sì, io ho dormito così, guardate la finestra, ho dormito proprio così. In questo momento ci sono già 17 gradi, quindi non riuscivo a dormire con la finestra chiusa, c'era caldo. Ad aprile volevo dire. Comunque, adesso invece fa freschino, cioè si sta bene, nel senso che l'aria ha circolato la notte, ecco. Bene, io qui c'è la roba da stirare, che ve l'ho detto che rimarrà lì fino a qualche mese. No, oggi stiro, ho deciso. Mio giorno libero. Ah, sono qua, guardate, ciao. Cosa stavo dicendo? Niente. Sì, sono ancora addormentato, molto. Stirerò oggi. Non si esce di casa, non ho bisogno di nulla, quindi cucinerò. Farò vedere pranzo e cena con la friggitrice d'aria. Oggi mi prendo la giornata bella, bella comoda. Adesso ancora 5 minuti che mi alzo e vado a fare la colazione. Quindi ci vediamo tra poco. Scusate, sbadigli. Ci sono, raga, buongiorno a tutti. Sono Paolino Channel. In questo martedì 9 aprile sono le 10 meno 10 del mattino, ovviamente, perché c'è luce, non, se no sarebbero le 10 meno 10 della sera, ma forse d'estate, no, ma così la luce non c'è. Bene, come vedete, io dopo il caffè divento un'altra persona, mi trasformo come i supereroi, mentre gli uccellini cantano e l'aria gira anche troppo perché ho quasi freddo. Diciamo che la giornata è ancora bella, vi ho detto, però sta cambiando l'aria, quindi l'arietta è bella frescolina e avendo tutto aperto questa notte, però sta circolando un'aria fantastica però. Bene, ma guardate che fogliola sta crescendo, che fogliola. Guardate, è cresciuta una foglia nuova. Wow, adoro. Dai, facciamo il giro delle piante. Allora, tu stai bene? Ciao, buongiorno. A te non ti dico più niente perché ormai non. Cosa devo dirti? Farai le uova, non lo so. Tu come stai? Oh, qui c'è un po' di foglioline gialle qua. Oddio. Tu? Anche tu c'hai le foglioline? E tu come stai? Beh, mi sembri bene. Tu stai bene? Anche tu c'hai le foglie nuove, guardate. Wow, devo trovare un altro posto a questa perché adesso la metterò. Ti sposto, sei contenta? Andiamo a vedere le altre. Beh, lei è sempre così, cresce ma lentamente però. Vuoi? Anche tu stai un po' seccando, hai bisogno di acqua? Oddio, mi sa di sì. Tu sei la fratella sua? Però stai bene anche tu, dai. Andiamo a vedere le altre. Mamma, quante siete? Peggio di avere 10 figli qua. Voi state bene? Tu anche ti vedo un po' appassita, no? C'hai un po' di foglioline gialle, ma. Ah, si staccano piano piano. Ok, bene. Torni nuova. Eccoti qua. Bene. Tu come stai? Tu diventi sempre più alta, eh? Beh. Ok. Benissimo, mi piaci, mi piaci.
E tu piccolina? Vediamo un po'. Wow, anche tu stai crescendo, è altissima. Mamma mia, sta crescendo anche lei. Basta, non ho più piante, meno male. Ah, beh, beh, non dimentichiamoci lei, Fiorellosa. Ciao, Fiorellosa. Adesso, dopo che voi avrete chiamato la Neuro, io vado subito a mettere una lavatrice, raga. Vado giù, scappo, metto la lavatrice e ci sentiamo. Tra poco, mamma mia, vi giuro che io bevo solo il caffè la mattina, non prendo altre sostanze, ve lo giuro. Oh mio Dio. Dai, a parte gli scherzi, raga, spero che non avete chiamato la Neuro. Aspetta, aspettate, tutto quanto preciso. L'ho spostata quella pianta perché mi sembrava un po' nascosta lì. Anche perché ieri ho deciso, non so se lo notate, ma ho spostato il tavolino verso la finestra. Così ho più spazio qua intorno, non so se si nota. Praticamente anzi, devo spostare questo mobiletto ancora un po' più in qua. Questo ancora un po' più in qua. E il tavolo l'ho messo più vicino lì. Adesso non so se si nota, però per avere un po' più di spazio qua. Tanto io mi siedo sempre qua e lì. Insomma, a parte che c'è spazio dappertutto. Insomma, tutto questo per dirvi che ho spostato la pianta e l'ho messa lì, che mi sembra più bella, devo dire. Io dovrei andare, ecco, non dovevo uscire oggi, ma tanto è qua dietro. Forse come si chiama? Da Teddy. Perché mi servono tipo queste cose qua per mettere le piante. Questo è troppo bellino, questo mobiletto. Vedete che lì c'è un cestino, quello della carta, che è brutto. Questo potrebbe stare anche così, anche se mi piacerebbe sollevarla. Perché prende più luce, insomma, più aria. Quindi forse andrò da Teddy anche per questo. Qui c'è una scatola di scarpe praticamente. Quella anche, perché le piante più le sollevi, più prendono aria, più prendono luce. Quindi 1, 2, 3, 4, almeno 4 dovrei prendere di sollevamento di piante. Io li chiamo così, sollevamento di piante. Benissimo, quindi ci sentiamo dopo. Vado giù, corro a mettere la lavatrice. E poi devo stirare, raga. Stirerò. Allora, ragazzi, 11:20 e io sono qua. Allora, il mio pranzo, semplice semplice, non è neanche un esperimento di nuove ricette in friggitrice ad aria, però diciamo è un test su come cuoce. Il pane, raga, sì, ve l'ho detto che ho fatto il pane l'altra volta, mamma che spettacolo. Poi proverò la pizza, eccetera, eccetera. Adesso guardate, una cosa proprio semplice, mio classico, con le coscettine di pollo. Che poi non sono cosce, sì, sono cosce queste, no, le cosce sono quelle grandi. Comunque, questi i pezzi di pollo, verdurine, ho fatto zucchine, pomodori, le tengo lì a marinare. Cosa ci ho messo? Un po' d'olio, un po' di aceto, un po' di sale, un po' di paprika e un po' di aglio. E le lascio lì marinare per un po'. In realtà si potrebbe marinare anche il pollo, io marino spesso la carne, viene morbida e gustosa, però con quelle congelate no. Bisognerebbe scongelarle prima e poi marinarle. Marinarle da congelate non è possibile. Comunque questo sarà il mio pranzetto, ma è presto, eh. Mangio più tardi, adesso vado a prendere la roba giù e stendo. Non ho ancora stirato, raga, però presto. Per quanto riguarda il tempo, è molto molto più fresco oggi, ma l'aveva detto, raga. Ma si sta bene. Comunque vedete che il cielo è proprio come se fosse nebbia. Stranissimo, raga, come se fosse nebbia, però non c'è freddo, eh. Saranno 19 gradi adesso, non è che è freddo. Infatti ancora tutto le finestre sollevate. Però c'è questo velo così strano, ecco. Allora, adesso io vi lascio e vado a prendere la roba e poi vi aggiorno ancora. Allora, ragazzi, sono qua prima di stendere la roba che sono andato a recuperare prima di cucinare. Volevo ringraziare lei, che si chiama Crizia, il canale, mi raccomando andate a trovarla perché fa vedere delle cose bellissime, anche lei è cartopazza. Crizia Bloom, faccio vedere, aspettate, posso zoomare? Eccola qui, così si vede meglio, credo. Andate a trovarla. Ok, perché vi avevo già consigliato il suo canale perché mi aveva mandato un pacchetto insieme alla mamma, vi ricordate? Lei vive in Sicilia, però ha a che fare anche con la Germania, perché mi sembra che a Colonia ci sia suo fratello. Adesso non vorrei dire una stupidaggine, però mi sembra proprio Colonia che ci sia suo fratello, quindi lei spesso va a Colonia
viene in Germania. Okay. Infatti aveva fatto tantissimi vlog bellissimi. Era periodo, credo, novembre-dicembre per Natale. Quindi mi raccomando, andate a seguirla perché adesso vi faccio vedere lei, perché mi ha mandato una cartolina insieme a sua mamma, ovviamente. A parte che sua mamma si chiama Rosanna come la mia, quindi proprio non potevo non amarle, insomma. Quindi, Crizia e Rosanna, vi ringrazio. Vi faccio vedere la cartolina da Trapani. Guardate, eccola qua, bellissima. Quante di voi mi seguono dalla Sicilia? Quanti di voi? Bellissimo. Una isola come la mia, la Sardegna. Allora, ha scritto: Ciao Paolo, ti vogliamo. Aspetta che metta fuoco, aspettate. Ti vogliamo ringraziare per la compagnia che ci fai e bei posti che ci fai vedere. Guardiamo tutti i tuoi video e ci fai fare sempre tante risate. Sei il più simpatico e bello di YouTube Italia. Ti mandiamo tanti saluti dalla Sicilia e dalla calda Trapani. Grazie mille a Crizia e Rosanna. Questi sono i francobolli. Poste Italiane e. Ah, è un francobollo del Milan. Non so se tu sia milanista o è un caso. Comunque, guardate che bellissimi. Questi sono ancora i pulcini di Pasqua, i fiorellini, la coccinella. Grazie, grazie, grazie. Ho visto un tuo video. A proposito, aspettate che c'era una cronologia. Aspettate che lo vado a cercare così. Un attimo. Ah, eccolo qua, dove fa decora l'agenda e c'ha fatto degli stickers lei. Io adoro queste cose, lo sapete. Aspettate, vi faccio vedere anche. Fa vedere dove lì. Ah, eccoli qua. Questi ha fatto lei. Aspettate, eccoli qua. Cominciare Eccoli qua. tagliando questi stickers. Bellissimi, Bravo, bellissimi. quindi E io adoro appoggiamo questi video, rimango la incantato a Trapani. vedere queste cose, raga. Comunque, ringrazio ancora Crizia e Rosanna. Mando un bacio a loro e anche a voi. Noi ci sentiamo dopo che io vado a fare le mie cosine. Allora, raga, sono Luna. Io ho appena finito di mangiare. Devo dire che tutto a posto. Le verdure, mamma mia, spettacolo. 10 minuti ci hanno messo. Veramente buone. Veramente buone, speciale questa macchinetta. Le verdure le facevo anche nell'altra, però mi si seccavano tantissimo. Questo secca meno. Ecco, se posso dirvi la cosa che mi è sembrato adesso, prima cosa che ho cucinato, è che secca molto meno. Boh. Invece il pollo è perfetto, anche quello, però ci ha messo un po' di più perché io l'ho buttato dentro congelato, raga. Era ancora proprio c'era il ghiaccio, quindi non mettere le cose congelate, vi posso dare questo consiglio. Nell'altra le mettevo a volte sì, a volte no, mi faceva lo stesso problemino. Che ci vuole molto più tempo, ovviamente, perché finché si scongelano ci vuole solo 20 minuti, quindi ci vuole un'ora per cuocere. Non consiglio di mettere soprattutto la carne congelata. Quelle cose pronte, sì. Le cose pronte congelate si possono cuocere subito, ma la roba fresca deve essere assolutamente scongelata la sera prima, insomma, messa in frigo e scongelata così lentamente. Vi do questo consiglio, però sono veramente soddisfatto. Leggerissimo, buonissimo, davvero contento, dai. Stasera invece non lo utilizzerò perché farò i ravioli di mamma. Visto che ho mangiato la carne, stasera mangio un sacchettino di ravioli che mi aveva fatto mamma. Col sugo voglio provare. Oddio, i ravioli ci stanno col ragù, ce l'ho il ragù pronto, eh. No, non lo so. Sì, perché c'ho questo qua alle verdure e tonno che avevo preso ad Aldi. Sono curiosissimo di provarlo, però forse in effetti, cioè in effetti non ci sta bene con i ravioli di carne di mamma, eh. Vediamo, vediamo cosa c'ho qua. C'ho il pesto rosso, ecco, questo magari potrebbe anche andare. Adesso vedo, se no c'ho un raguttino ancora. Sì. Bene, vi farò sapere. Adesso vado a prendere l'asse da stiro. E comincio a stirare mentre mi sono messo sul computer un video pronto a partire di Niccolò Ballini, che è stato in un altro bel posto, perché lo guardo qui perché semplicemente avevo il computer acceso, quindi non lo metto per la TV per quello, l'ho messo qui sul computer, che è una piccola TV in effetti, bello grande questo schermo. Ok, è tornato, cioè è uscito il sole, non è che sia tornato, sono contento, l'aria è sempre bella, piacevole. Ok, io vado e stiro, raga. Così non mi viene l'abbiocco post pranzo. Mia, Quasi morto finito, ieri raga. sera Le pensando magliette che sono ti tutte avessi stirate da ucciso. portare nell'armadio. I pantaloni sono già
appesi, anche qualche i maglioncini già fatto, mi si rimangono poi queste tre maglie, la camicia di Pasqua e niente. C'è un vento pazzesco, raga, che sento sbattere le finestre, le tapparelle, però si sta benissimo. Io finisco, adesso porto già tutte queste magliette, guardate quante, le porto nell'armadio e poi continuo a fare, praticamente ho quattro pezzi e ho finito. Oh, ho finito, raga, e sono le 2, che bello. Confermo che tira un vento pazzesco, ma molto tiepido. E ho finito di stirare, grazie a Dio, qua è tutto sistemato. Adesso, sì, dettagli, che c'è la roba stesa, quindi se è altra roba da stirare quando si asciugherà, ma ci ripenseremo. Il letto è finalmente libero. Tra l'altro, penso domenica cambierò le lenzuola. Ecco, è ora poi di cambiarle. Il libro lo sto leggendo, raga, non ho ancora finito, ma sono a più della metà. Oh, Dino, ti sei coperto. Vieni. Tra l'altro, raga, mi si è di nuovo, caduta la tenda. Vedete? Qua si è scollata. I gancetti non hanno funzionato, sono scollati di nuovo, nonostante l'attacco, mannaggia. Purtroppo, e quindi la tenda è di nuovo a metà, è sempre brutta, ma che ci posso fare? Non so più cosa farci. La devo riappendere in qualche modo. Va bene, dai, adesso vado a farmi una doccia veloce e magari faccio quel giro a Teddy, se riesco. Adesso vedo un po', ma ho voglia, perché tanto è presto, quindi ci sta. I piatti li lavo stasera, ma sono solo giusto 2 piattini, anzi un piatto è il coso che ho condito le verdure, quindi... Ops, scusate, stavo scivolando il telefono. Ci sentiamo dopo, vi aggiorno ancora, eh? Pomeriggio ancora bello lungo. Sono ancora così, raga, ma... Adesso vado a fare la doccia e poi esco. Sono 3:30. Ancora lungo. No, 2:30, scusate. 2:30, ancora lungo pomeriggio. Va bene, mi piacciono i miei pantaloncini abbinati alle mie piante. Eccomi uscito, raga, sto andando da Teddy, fare un giretto, vediamo se troviamo qualcosa, senza impegno, come si dice. Come vedete il cielo è sempre grigio, ma si sta benissimo, sono magliettina, assolutamente, magliettina e jeans, che non si vedono. E nulla, andiamo a vedere se troviamo qualcosa, tanto per fare 2 passi, si sta troppo bene fuori. Ci sentiamo ovviamente a casa più tardi. Sono 3:00 in questo momento. Neanche 3:00. Vediamo un po' cosa combinerò. Se farò danni oppure no. Raga, la situazione è sfuggita di mano. Allora, sono 18:40. Eh sì, sto tornando adesso a casa. Intanto ci sono 11 gradi e un vento che... Cioè, freddo è dire poco, raga. Sto letteralmente tremando, ma chi se l'aspettava? Così un cambiamento. Vabbè, che siamo in Germania, però è veramente freddo, raga. Io sono andato da Teddy, ma non trovavo nulla. Cioè, non ho trovato nulla di quello che mi serviva. E praticamente è passato un pullman e sono scappato. Sono andato a Regensburg, ho detto, ma sì, dai, vado. Vado così, faccio dei giretti. Sono andato un paio di negozi, ma non ho trovato nulla, ragazzi. Quindi sono arrivato a casa mani vuote. Wow, quanto è bello! Bellissimi. Allora, sono arrivato a casa a mani vuote, o quasi. Adesso vedrete che cosa mi sono portato a casa. Non immaginereste mai. Sono andato anche a vedere un paio di scarpe, raga, ma non... Anche lì non mi è piaciuto nulla. E quindi diciamo che da ieri con lo shopping sono un po' sfortunato. Va bene. Però una cosa me la sono accaparrata. Ero più che altro molto curioso di provarlo. Poi io sono come... come dire... uno di quelli che non... Quando si mette in testa una cosa deve avere questa cosa e deve provare subito. Quindi vi faccio vedere un attimo che arrivo a casa. Altro che dormire con la finestra aperta oggi, raga.
Che cambiamento, arriverà un sacco di pioggia tra l'altro stanotte fino a domani mattina, un continuo piovere, va bene, farà, vuol dire che diverrà ancora tutto più bello, tutto più verde. Ok, adesso giro l'angolo e sono arrivato e noi ci sentiamo tra pochissimo. Mamma mia, forse lo vedete, le piante che si muovono. Che freddo, non pensavo mai di dirlo di nuovo così in fretta. Bene, sono arrivato a casa, raga. Visto che ci accingiamo alle 7 praticamente, io metto subito l'acqua a bollire per farmi la gnocchi, sì, gli gnocchi, i ravioli di mamma, che ho poi deciso di fare con ragù. E poi, ragazzini e ragazzone e ragazzine, scusate ma il freddo mi è entrato in testa, ho dovuto chiudere tutto qui perché c'erano meno 66 gradi in casa, a differenza di stamattina che ce n'erano 32. Non ho parole, ma questo è... adesso sì, vi ho detto che farà una notte tempestosa tra pioggia e vento, vedremo di dormire. Dicevo, visto che sono quasi le 7, io adesso mi mangio i ravioli, vi faccio vedere cosa ho comprato innanzitutto e poi vi saluto, raga, perché devo editare questo vlog che deve uscire fra un paio d'ore e ci vuole sempre un po' di lavoro, quindi vi saluto qua. Vi faccio vedere con cosa sono ritornato a casa. Non con il sollevamento delle piante, non con le scarpe, con nulla, un po' spigatello, possiamo dirlo, in questi due giorni di acquisti, però ho preso l'oro, le cialde della Cibo, che io non potevo resistere, dovevo assolutamente provare, perché se ci vanno dentro, così ho letto in tantissimi siti, è top. Costano anche queste, sono 10 dentro. Non costano come quelle di Aldi, raga, che io non vorrei sbagliare, ma ce ne sono 16 veramente dentro quelle di Aldi. Sì, ce l'ho proprio qua. Sono 16 e costa 3,29. Invece queste, tutte le marche, sono 10 capsule al prezzo più o meno come Cibo, 2,99€, 3 euro più o meno. Quindi molto di più. Però... vediamo, ero passato un attimo a Netto, ma non c'erano tante capsule. Normale c'è un assortimento di capsule e vari tipi di caffè. C'era l'espresso, ma io gli espressi già ne ho tantissimi qua, non ne bevo tantissime. Non bevo tantissimi espresso, sapete, bevo più caffè lungo, quindi ho preso questo, che è proprio il caffè, quello americano praticamente, anche quello tedesco direi, che non dovrebbe fare la cremina, però proverò. Lo assaggerò perché non c'era altra scelta e vi farò sapere, raga. Quindi, io curiosino come una scimmietta, ho dovuto prenderlo subito, anche deluso perché non ho trovato niente di quello che volevo, pazienza. Che dire, vi mando un bacione grande allora, un forte abbraccio, un like, un commento per me, i miei social li trovate qua sotto. Se volete inviarmi qualcosa c'è la mia email, anche mi sembra che ho messo da qualche parte, oppure nei social chiedetemi, insomma... mi indirizzo per inviarmi qualcosina, qualche vostro pensierino, cartolina, letterina. Vi mando un bacio, grazie per aver visto il video fino a qui. Anche oggi sicuramente sarà durato 40 minuti, se non di più, perché c'era un bello svuota spesa in mezzo molto lungo. Vi voglio bene, ci sentiamo giovedì sera, mi raccomando. Vi aspetto, grazie ancora di tutto. Abbiamo già superato i 1300 iscritti, raga, bellissimo. Vi mando un bacio, vi voglio bene, ci sentiamo. Poi vi faccio sapere del caffè, me lo bevo dopo cena. Ciao, zoom zoom!